Il tipo Maggiare, il giapponese dell'amico, quindi il preferore della Roma Nordisk, Maxima Bonfort, con chi va l'otto su Valla, Giorgio Massini. Procediamo quindi con gli altri atleti del team Novo Nordisk, la nostra postazione, ha firmato in questo istante Fabio Calabria. Ha firmato in questa fase anche con Martens della Lopenella e Jumbo, ha firmato Tim Wellens, firma in questo momento Rodelix, il giorno che è nell'altra classifica, l'ex saltatore, quindi che collabora sempre la maglia rossa. La maglia rossa che è vestita alla partenza di questa tappa da Mirko Maestri della Bardiani CSF. Per quanto riguarda la classifica, punti l'applauso per questo corridore. Firma intanto il team Sunweb con Albert Timmer, ha firmato di questa formazione, arriva anche DJ Van Garderen e poi Paolo, una maglia importante. Signori, il bicampione del mondo, Peter Sagan! Quindi ha firmato Filosi, arrivano le altre maglie del team Sunweb, la firma del cuore di partenza. E poi per quanto riguarda la canna del Rafa, arriva Sebastian Langevel, il forte passista, con il numero 76, con la firma anche di Ryan Mela del corridore olandese, un uomo che ha vinto una tappa alla Tirreno a Cascina qualche anno fa. Arriva Matteo Pelucchi, che è seguito da un italiano che riprende i colori del team Lopenel Jumbo, si tratta di Enrico Battaglina. Tutti i vincitori di Tappagino, Battaglina, con il che ha vinto Rivarolo, il vincitore di Pinerolo al giro, si tratta di Matteo Torrentini, l'uomo di Cordova Sudan. Poi è la tour del velocista bresciano della Bardiani CSF, Ronconi ancora male intanto della Sunweb alla nostra postazione. Sunweb che ha firmato con Michael Denissen, subito dopo Maximilian Valscheid, poi ancora il team Bora in zona firma con l'ultimo atleta della lista, Alexeis Saramontis, atleta che arriva dalla Lettonia, firmato con Fernando Gaviria, che è seguito da William Bonnet della FTC, e sempre per quanto riguarda la stessa formazione, il raduno di Jeremy Roy. Continuano con Matteo Potter, la prima ancora la FC con Matteo Lanagno, la prima per Bobinoi, il francese, uno degli uomini dell'alta classifica. Poi l'atleta, la BNC Team, Roan Dennis, che come abbiamo detto è stato anche leader della classifica generale. Ci stiamo avviando verso i momenti che precedono immediatamente la partenza di questa quinta tappa della Tirreno Adriatica. Firmato Alexi Gujar della Giro Serra Mondiale, ha firmato, sta firmando Marcos Vincata, una Lugano, una nella sua Lingua degli Esoli, vicino che è la sua Sasha Pogolo. Mancato in queste fasi di corsa, arrivano altri corridori intanto della Gemma Modena, la nostra postazione. Firmato Gemminas McDonald's, ha firmato in questo istante anche Oscar Gatto, una tappa a giro trofea per lui. Poi arriva Pauke Molle, ma l'uomo di classifica del team Franchi Segafredo, ha già un secondo posto all'attivo per quanto riguarda la Tirreno della FDC, anche Anthony Ru, poi firma Tommy Molendo, poi Stefano, un personaggio importante. Maglia BNC con i bordini dorati e campione olimpico di Rio de Janeiro, Greg Van Avermaet, vincitore della Tirreno lo scorso anno. In questo momento Grifco, firma anche per gli uomini della team Cena della Riva, anche Arena Taramai del team Capisa. C'è la squadra di Ulisse. Ci avviciniamo alla presentazione di uno dei più importanti atleti, il campione olimpico del team Sky, titolo ottenuto nell'Omnium a Rio de Janeiro, Elia Viviani. Bravo! Sanchez, vincitore tra l'altro i giochi europei che si sono disputati nel 2015 a Baku. Procediamo. Lei Moric, campione del mondo junior, campione del mondo Bagliander, lui fa parte della UEFA Emirates, arriva Jurgen Rolatz, protagonista dello sprint, e poi Stefano del personaggio attesissimo alla Tirreno. Attesissimo alla Tirreno, oggi arriveremo vicino a casa sua, l'applauso per Michele Scarponi. Continuano le firme, ha firmato Pup, firma per qualche istante, ha firmato Simon Clark della Kennedy, sta firmando Yamaha Lanza, sta per firmare maglia nera della Sky, il vincitore di due tappe al giro, una tappa venuta a sestrare, l'altra tappa venuta a bandogare, è stato campione del mondo dal cronometro per la Bielorussia, il grandissimo Kirienka. E poi il campione del mondo dell'inseguimento individuale su pista del 2015, Stefan Kring, seguito dal campione nazionale del Lussemburgo, Bobby Hawkins. Arrivano
importante, guardate della situazione, attenzione alla l'unica del mondo del cross, ha vinto anche l'inizio delle strade di Einstein e Gasly Barra. In questo istante i bassisti della DMC con la Daniela Tiziato durante il campionato del mondo della Corona Squadra, con lui, sempre con lui, Daniel Ossa. E poi Mattia Capuano dell'Androni ha giocato il cuore turno di Dunbridge. Arriva anche Mattia Fraforti, arrivano altri corridori alla nostra postazione. Che spettacolo questo podio firma. È il turno del campione del mondo in carica, dell'inseguimento individuale su pista Filippo Ganna, il Granato Ferrari, il forte velocista bresciano, seguito dal belga Ilio Keyser. È il momento di Manuel Zainz, sta fermando anche in cruz per tutti e tre di del team Astana, Astana del quale fa parte anche il vincitore della Strade Bianche del 2013, Moreno Poserra. Buon momento per gli atleti del team Longo Sudale, sta arrivando la Stana, passato Moserra, Rick Samuel, il velocista, poi il passista, e lì ovviamente da Marco Poledare, il campione nazionale di Norvegia, Edward Boasson-Hagen, firma in questo momento Faisal, vincitore di una gran bella gamba italiana 2007, firma Steven Cummings, vincitore l'anno scorso a Foligno, poi il campione del mondo di Firenze 2013, si tratta di Rui Costa. E un altro campione del mondo, uno degli uomini più veloci del mondo, un applauso per Mark Cavendish. Firmato Mark Rinsuola, il corridore di fiducia di Cavendish, ha firmato Mazzisti, firmano gli uomini della team e Capiuscia. Ci avviamo velocemente con questo podio, grande emozione. Anche i Risar stanno arrivando, lo sapevamo numero 148, si tratta di Don Vanzil, continua la sfilata dei corridori, protagonisti questa tappa con l'uomo che ha vestito anche il simbolo della leadership, si tratta di Damiano Caruso. Siamo dalla tenda, più di noi. Thompson, il turno poi di Alberto Becchiola, arrivano gli altri atleti e i primi corridori dell'ora che scorsa, affermato in questo istante il campione nazionale della Repubblica Ceca, Roman Kreuziger. Uomo che ha vestito anche la maglia rosa al termine della cronometro squadra, Ischia fuori al giro del 2013, un italiano, Salvatore Cuccio. Seguito dal Pifisioso della Cacciuccia Alpesin. Si procede con Julian Vermont, seguito da un forte scalatore della 107 mondiale. Domenico Pozzolivo, poi il campione, già campione del mondo, vincitore più volte della Parigi Roubaix e del Fiandre, Tom Bonen. La firma per l'uomo che ha dato due volte sul podio alla Roubaix, anche alla Fiandre, si tratta di Chapin Hamark della Cremondella. Arriva lo svedese Tobias Lundinson del team Michele.